Siamo arrivati a Lisbona il 19, abbiamo visto il castello, la cattedrale, un po' in giro, diciamo, nel centro storico di Lisbona, per poi partire, diciamo, per i primi 50-60 chilometri. I primi chilometri non sono stati, diciamo, particolarmente entusiasmanti. Forse perché ci dovevamo ancora ambientare e dovevamo ancora, ecco, entrare proprio nello spirito, diciamo, di questo tipo di esperienza. Secondo giorno che ci ha portato poi al santuario di Fatima, praticamente è stato, forse il giorno più intenso, più bello, sia dal punto di vista umano, magari, ecco, anche spirituale, sia dal punto di vista paesaggistico, in modo particolare per noi amanti del, diciamo, della mountain bike, abbiamo attraversato percorsi molto molto belli, dove l'unico, diciamo, l'unica nota stonata erano i bagagli che ci rallentavano un po', ma per il resto davvero paesaggi spettacolari. Siamo stati a Fatima abbiamo pernottato, dopo una tappa lunga 120 km, quindi siamo arrivati a Fatima con tanto sacrificio, quasi sfiniti la sera, più o meno alle 8 siamo riusciti a trovare posto dove dormire, il tempo di mangiare qualcosina e siamo, diciamo, andati diciamo, a letto. Poi da lì, la mattina, ecco, ce la siamo presa un po' più con calma e praticamente, diciamo, siamo partiti un po' più tardi, abbiamo visitato la basilica di Fatima, abbiamo, diciamo, acceso il cero, ecco, lì alla Basilica di Fatima, abbiamo, ecco, fatto pure le nostre dovute preghiere e dopo un paio d'ore ripartiti, alla volta di Rabasal, che è un altro paesino che è lungo il percorso che ci conduce, poi che ci ha condotto qui a Porto. Ora, diciamo, siamo partiti da questo paesino Rabasal e ci stiamo dirigendo praticamente verso un altro paesino attraverso dopo Porto che si trova sulla costa. Quindi abbiamo lasciato la parte centrale del Portogallo per percorrere, diciamo, la costa atlantica fino all'ingresso in Spagna, all'altezza di Tui. Dopodiché andremo, diciamo, continueremo col nostro ciclo viaggio. Giorni di viaggio sono 12, siamo al quinto giorno, penso a Santiago, arriveremo fra 4 giorni. Bene, allora Franco, cosa ti senti di dire a chi vi ascolta in questo momento? Perché questa è la seconda vostra esperienza, giusto? Sì, dice, no, la mia è la prima, la sua è la seconda. Io l'anno scorso pure dovevo venire, però caso Covid e altri problemi non ci siano venuto. E quest'anno l'ho voluto fare. Però diciamo che quando la fai anche bella, nel momento in cui ci stanno dei problemini, dici ma chi mi ha fatto fare? Però poi una volta che hai finito, dopo qualche mese ti ricarichi di nuovo e riparti. Almeno come la penso io.